Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Scusatemi un po' per la luce, ma qui sta diluviando. È solo che oggi è una giornata in cui devo fare 3.000 cose, quindi ho detto ok, stamattina vlog. E forse questo video come qualità sarà pessimo, però l'importante è il contenuto, giusto? Questa è una cosa momentanea che a breve non vedrete, speriamo, non vedrete più il telefono per i vlog. Allora, stamattina sto uscendo, sto andando a fare un sacco di commissioni e quindi nulla, mi devo anche muovere. Starò con mamma perché anche mamma deve fare tante di quei servizi. Ho detto ok, scendiamo e infatti stamattina dobbiamo andare a portare i pacchi, devo andare anche un attimo dal cinese a fare la spesa in pescheria, devo fare un botto di robe e vi porto con me. Allora, outfit di stamattina, super verde, cioè non mi azzeccano colori, infatti dopo questo lo chiuderò. Maglietta così, collana, orecchini, anelli. Comunque questi orecchini sono bellissimi perché vedete sono colorazione argento e colorazione oro, e ovviamente colorazione argento. Giubbino di pelle, pantalone e scarpe nuove che ci ho messo una volta e assai, per questo dicevo che non mi ha già abbinato. Nucoloro. E quindi niente, io adesso scendo, prendo la borsa e ci vediamo direttamente dopo. Vedo l'ora di comprare la videocamera. Se avete voi qualche videocamera da consigliarvi, non so, sicuramente sarete un pochino più brave di me. Scrivete tutto giù e ci vediamo dopo. Nel mentre che ne approfitto che mamma è entrata in pescheria, ma da notare la mia faccia stamattina perché mi sono messa giusto un po' di correttore. Comunque, sicuramente me lo chiederete, a parte che sotto l'ultimo, non ricordo se fosse l'ultimo vlog della torta alle carote, devo scrivere la ricetta alla ragazza del commento perché io vi leggo ma poi mi dimentico e quindi dopo devo, anzi mo mi trovo un attimo e glielo scrivo pure. Un'altra cosa, sicuramente me lo chiederete, Giulia, ma che ti sei mangiata stamattina? È un semplice ciambellone al cioccolato fatto da mamma, senza zuccheri, però non mi chiede la ricetta perché non lo so, so solo che non ci ho messo lo zucchero, ho detto ho messo solo il cioccolato fondente e senza zucchero, però devo dire la verità, era buonissimo. Quindi vabbè, penso che l'avrà fatto uova, latte, farina, cioccolato fondente sicuro. E quindi niente, dopo direzione spesa. Ho voluto fare questo vlog perché nel pomeriggio, se tutto va bene, tempo permettendo, ma sicuramente andremo al centro commerciale e da me, che diciamo il centro commerciale più vicino a me è il Vulcano Buono, aperto Miniso. Suppongo che si pronuncia così, che si dica così. E volevo andare a vedere un po' cosa avesse. Sono troppo curiosa, tutti quanti ci sono andati, io devo andare sempre per ultima. E quindi nulla, volevo farmi questo giretto. E poi ovviamente devo dire pure le ultime. Diciamo è un giretto che io e mia sorella spesso facciamo prima del Black Friday, quindi per vedere un po' anche le cose succede nei negozi. Voglio andare a vedere anche un po' per la videocamera, e così da aspettare il Black Friday. Speriamo in qualche promozione e quindi niente, ci vediamo direttamente dopo. Allora, vi inizio a mostrare le prime buste. Mamma ha preso il salmone e questo presumo che sia l'orata. E qua ci sono i panini. Poi svuoto queste due buste dell'Eurospin e vi faccio vedere il contenuto. Da quanto non facevamo una sola spesa insieme? Allora, vi mostro tutta la spesa: limoni, poi broccolo romano. Questo qui è bellissimo, sembra tipo un dinosauro. Poi fior di latte, pasta fresca, gli strozzapreti, poi mais. Ho fatto cena, mamma, prendimi quei cracker all'acqua. Uno, due, tre, basta scelta. Sono questi qua, sono buonissimi. Questi invece non li ho mai provati, sono i crostini con farina integrale, mai provati, invece normali sì, e sono buonissimi. Poi ha preso le foglie croccanti della Tremolini, tutto Tremolini, e i cracker leggeri, questi sono buonissimi. Poi un po' di affettato di petto di pollo, giusto una spesa super veloce. Poi bifidus, fibre, avena in noci, e questo qui alla prugna, oh. Poi ha preso le mandorle sgusciate, poi la pasta, le casarecce, gli spaghetti, il pane, fette biscottate cereali e il pan bauletto della Tremolini. Una spesa super super veloce. Adesso riordino tutto. E
E poi dai cinesini ho preso la prolungo, ho preso la piccolina, questa qui per immetterla dove registra 6,50 euro. E poi ho preso questo contenitore per metterci degli oggetti all'interno, 3,50 euro, però l'ho visto un bel po' capiente e l'ho voluto prendere. Oggi una gioia, è arrivato anche Shane. Adoro. Ovviamente io dopo mangiato mi ricordo che ho fatto la foto del piatto, ma non ho fatto il video del piatto, comunque ho mangiato il pollo, anzi ve lo faccio vedere proprio così, che mia sorella si è mangiata la stessa cosa mia, pollo con patate, eccole qua. Ci siamo casate con Shane, mi sono letteralmente fiondata a mangiare, che mi sono dimenticata di mostrarvi tutto. Comunque dopo mi vado di là e vediamo tutto insieme e non vedo l'ora di vedere una cosa natalizia che ho preso tutto a tema Natale per i video e dopo c'è, cioè, tra poco ve lo faccio vedere. Allora, eccoci qua con l'unboxing Shane, ho fatto la brava, direi ho fatto la brava perché qui davanti a me c'è un mondo di pacchi enormi per tutti i video natalizi, infatti da come potete vedere è tornata la location natalizia. Forse sarà l'ultimo anno così, boh, chi lo sa, non voglio dire niente. Allora, un po' di carte. Allora, abbiamo preso per la modica. Allora, vi dico già che io ho speso per tutti questi prodotti 25 euro. Perché non mi chiedete i prezzi perché non lo so. Abbiamo preso due cinture, però devo andare dal calzolaio a fare i buchi. La vita mia col calzolaio. Ma pure che fai i buchi, non hai il coso, la stecca dentro di metallo? Che significa? Per Cioè, di inserirlo nel barra aperta? buco. Ehi, buongiorno. Ah, beh, perciò 16 euro. 5 euro tutti e due. Una silver, penso che si stia vedendo qualcosa. E l'altra oro. Si vede tutto, Anto? È una oro. Vedete, non hai passanti, quindi vedremo. Però ci servivano e le abbiamo prese. Non voglio mettere qua in terra. Poi ci inoltriamo nel mondo natalizio. Ho preso due togliette. Allora, la prima è questa qua. La sorella sta qui, ma non sta Come se guardando non ci niente, come se fosse. non ci fosse. Farò tessuto ragazzi e terapia befana. Lo sa tutta lei? Oh, però che si vede bene! Che bellino! Con Santa Claus, le renne, il pupazzo di neve, Merry Christmas, Happy New Year, and Happy New Year. Ok, io già sono nel mood. Poi, meno male che non abbiamo preso niente di Halloween, che è arrivato comunque in ritardo. Poi un altro. Dai, questo è molto bello. Populizzato. Merry Christmas, questi mi sembra di averli pagati intorno a 1,50 euro, 2,50 euro. Sì. Così con la scritta oro, la mattina per fare colazione, non lo so. Adoro. Adoro. Poi, continuiamo. Ho preso due cover. Questo veramente bello. Sapevo che Eccole veniva. qua. Allora, iniziamo da questa. Ve la faccio vedere indossata. Che bella. È bellissima! Mettila, avvicinala. Vai, vai, più vicino. Oh, che carina! Si abbina alla tua Cioè, mano. guardate qui con la scritta qua nei dettagli. No, ma è bellissima! Il mio bellissimo sfondo. No, è veramente bella. E poi ti copre tutti i lati, adoro. Oddio, quanto è bella! No, vabbè, è bellissima! Guardate qua! Che carina. La renna, Babbo Natale e Pingu. No, vabbè, bellissima. Adoro. Poi ho preso, mia sorella è venuta appositamente di qua per vedere questo. Intanto. Altro pluriball. Mamma mia, circondati da pluriball e plastica, che odio. Però guarda, La confezione è da apprezzare. Avvicina. è bellissima. Guardate dietro. Ah, No, belli. vabbè.
Poi era tipo così. C'è. Questa è la mattina. Allora, c'è il pupazzo di neve. È bellissimo. Il pan di zenzero. No, vabbè, ragazzi, L'omino di sono pandizia. l'omino di pan di zenzero. Ma l'ho pagato pochissimo. Oddio, cioè non Beamo, sarà lo diciamo. tutta Aspetta, questa guarda, guarda. qualità la stellina, però chi se ne frega. E la calza della Befana. Costano 4,25 prezzo pieno. No, ci sta. Oddio, non dico questa è una bella idea regalo, però cioè, se qualcuno, sapete che qualcuno ama queste cose, tipo una come me. Cioè, secondo me è molto bello. Poi si presenta. La cover trasparente costa 1 euro e quella verde 1,75. Io come anche va, vi metto il link sotto. Ovviamente non ci collaboro. Poi da Shein ho preso un caricatore immenso, questo è 3 Non l'avevo metri. scordata questa cosa. Arancione. Ciao Mary. Adoro. Ma vi devo far vedere l'affare di questo Oh, video. bella la cuscettina così. I codini. Buoni. Sono buonissimi, ragazzi. Io di questi vi metto il link. Li ho pagati poco. Aspetta, ve lo dico. Sono quanti pezzi? 1,75, 25 pezzi. Ragazzi. Poi 20 centesimi. Questi ne ho presi due. Dai, apri. C'entrerà la nostra testa. Sì. È un frontino. Regge pure benissimo, cioè 20 centesimi, raga, perché c'è dentini. No, comunque, wow. Affare della vita. Sì, vi lascio il link. Di questo non me lo lascio. Le ho pagate neanche 1 euro, 70 centesimi. Mia mamma ha detto che ci dobbiamo fare queste cose, ma io pensavo che fossero molto più grandi. Invece no, sono piccolissime, però secondo me sono utili per pulire, tipo la mattina faccio i pancake per pulire la ciotolina, che non è quella cosa grande e ingombrante. Questo. Oh, è arancione! Arancione. E poi è bello Resistente. resistente. E azzurro. Oddio, Vabbè, ah. secondo me può servire pure se fate un piccolo impasto per la pizza, volete pulire, non c'è. Perché questi sono molto più rigidi rispetto a quelli col manico di plastica. Sì. E sinceramente, igienicamente sono molto meglio. Perché quello che hanno il manico di plastica, che ha, Nella cioè, va a finire fessura. tutti i germi. Non è. E poi, ultimo capo, ho preso un capo di abbigliamento. Ma non è rosso, tipo Allora, con la luce artificiale è tipo un magenta magenta, però nella realtà è scuro. rosso, come se spegni le luci sono in rosso. Comunque, questa Tipo è una taglia. berry, Bra. tipo Questa è taglia S. Mi sembra che ho preso S. OSXS, aspetta. Il materiale non mi fa impazzire, sono Sono sincera. È fuori molto S. S, però è comunque caldo per stare in casa. Mi piaceva molto. Oversize. È bella lunga, poi sicuramente la vedrete nel periodo natalizio indossata, anche se qualche maglione natalizio lo voglio. E nulla, quindi questo è stato il mio shopping da Shein e noi ci vediamo direttamente dopo che vi faccio la recensione dei budini della Lidl, no scusami, dell'Eurospin. No vabbè, è bellissima, super comoda, sì vabbè il gabinetto dietro, super comoda, super bella. Veramente bella, 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 mi piace un sacco. Forse non mi piacciono questi, però mi piace tantissimo. E comunque, vedete, arriva così. Bella. Che dite? Ho cercato di fare quanto più luce possibile. Ok, non ci fate caso ai miei capelli, ma ho inaugurato il frontino di Shein. Comunque ho cercato di fare quanto più luce
È possibile. Allora, proviamo i budini proteici della Dolciando. Iniziamo da gusto, dal gusto vaniglia. Questi qua sono ovviamente senza zuccheri aggiunti, contiene naturalmente zuccheri. Vi leggo i valori per 200 grammi, quindi per vasetto. Ha 150 calorie, grassi 2, carboidrati 16 grammi, di cui zuccheri 8 e proteine 20 grammi. Il blu del naso qualcuno mi nomina. Hanno un prezzo, costano all'incirca meno di 2 euro. Consistenza molto buona. Lo preferisco al gusto vaniglia di Herman. Mi piace molto, questi capelli sono pessimi. Mi piace molto il gusto vaniglia. Come sapore è molto delicato. Buono. Sinceramente gusto vaniglia, almeno parliamo di vaniglia, lo preferisco a quello Herman. Però lo preferisco al budino, ma non alla mousse, perché la mousse è meravigliosa, eh. Proviamo questo al cioccolato, no, al cacao. Questo secondo me è ancora più buono. Meraviglia! Raga, ma sono buonissimi! Forse ti preferisco come gusto un po' di più rispetto a quelli Lidl. Antonella, vieni ad assaggiare i budini. Ovviamente sono team cioccolato, cioè. Ma sei caduta dal letto? Raga, comunque, cioccolato è buonissimo. Prova vaniglia, che tu di solito sei sempre team vaniglia. Molto simile a quello di Herman. Però la mousse non ci somiglia, invece al budino, a me il budino non piace, lo trovo abbastanza un sapore più chimico. Andate, lo puoi mangiare. Io adoro cioccolato, infatti adesso ve lo finisco, quindi per me questi budini qua di Eurospin potete acquistarli. Ve li straconsiglio, sinceramente mi piacciono e sicuramente sono anche economici, quindi approvati. Eccomi qua, super pronta per riuscire. Sì, raga, ho messo questa cover e poi non l'ho tolta più, mi piace troppo. Vi faccio vedere l'outfit di questa sera. Scappate di casa, ma chiuderò il giubbino con pantalone, mascherina, borsa. E si va, andiamo. Mood frontino, vita mia, mi sono già anche messa il pigiama e nulla, stasera avete visto una cena abbastanza semplice che è il roast beef. Poi quello che vedevate non era tutto olio, ovviamente era il sughetto delle verdure, quindi della carota e poi non mi ricordo cosa ci ha messo dentro. E mamma mia, era veramente buono. Volevo metterci un contorno di verdure, solo che non siamo rientrati proprio presto, presto, presto. Quindi ho detto, vabbè, mangiamo così un pochino di pane. E poi ovviamente dopo mi mangio la ciambella con mia sorella. Ho preso per me quella rosa e per lei quella lì al cioccolato classica, che ormai vedete sempre nei miei video. Però stacco qui perché comunque penso che sia stato anche abbastanza lungo questo vlog. E sto amando questo frontino, cioè la mia vita. Sicuramente non mi starà neanche bene, ma che se ne frega, mi piace troppo. Poi la comodità di non avere i capelli davanti agli occhi. Sono andata da Miniso, però non c'era niente che. E quindi non ho preso niente. Ecco, tantissime cose belle, solo che aspetto un po' perché secondo me nel periodo natalizio porterà belle cose. Mi servono le tazze.
Quindi nulla, io spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da me e l'orsetto che ha tipo 22 anni e che è appeso qui. E quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!